bentornate sul mio canale. Sto facendo il secondo video on the road, dato che il primo vi è tanto piaciuto. Se vi dico quello che è successo stamattina e perché sono qui, non ci crederete, però sono contenta e così vi coinvolgo in tutto e per tutto. Sono le 8 di mattina e io sono in macchina e tra poco devo andare al lavoro. Sto proprio sotto casa mia. E allora voi mi direte, ma perché non sali su e non fai il video normale con le luci e tutto? Perché mio marito dorme. Quindi, dice, vabbè, lo facevi oggi pomeriggio? No, perché? Vi voglio mostrare gli ultimi acquisti che ho fatto. Ve li voglio mostrare subito perché da Kiko, sono tutti acquisti Kiko, vi sono ancora i saldi e quindi vi posso aiutare. E poi perché ho comprato un prodotto doppio e non era quella la mia intenzione, quindi in caso oggi pomeriggio vado e me lo faccio cambiare, se così non fosse lo metterò in palio per il giveaway, che vi ricordo che è ancora aperto ovviamente fino al raggiungimento dei 500 iscritti. Al raggiungimento di quella soglia aprirò il giveaway, che sarà piano di prodotti, e quindi in entrambi i casi andrà bene. Però siccome voglio provare almeno a vedere se mi cambia il prodotto, dovevo portare giù questo prodotto con lo scontrino. Dico, ma lo sai che c'è? Allora porto giù tutto il sacchetto con il relativo scontrino e mostro alle ragazze tutto quello che ho acquistato e poi lo pubblicherò. Iniziamo. Innanzitutto la bustina Kiko è bellissima, questa qua rossa cangiante, ma va bene. Volevo due prodotti che ho acquistato, erano necessari, quindi dovevo comunque comprarli, poi tutto il resto è in più, ma che ci importa, va bene così. E ieri sera ho utilizzato, inizio con il prodotto che ho utilizzato ieri sera, che vi ho messo una foto su Instagram, le Intensive Lip Mask, quindi queste maschere per le labbra. Vi sono tre confezioni, no, sì, tre, vedete, tre confezioni. Qua dentro c'è una, e questo qua è quello che ho utilizzato ieri, c'è una lista, una tavoletta di plastica che si apre, all'interno del quale vi è proprio il patch a forma di bocca, ma di bocca grandissima, cioè a me mi arrivava tipo qua, vabbè, e piena di balsamo. Va applicata e va lasciata in posa minimo 15 minuti, dopodiché si dovrebbero sentire le labbra iperidratate. Allora, l'ho provata, non ne sono entusiasta, nel senso che sì, mi idrata le labbra, me lo sono sentite belle polpose e visivamente un po' come se fossero un po' più voluminose, però niente di che. Sono contenta però di averle provate, perché se ne parlava molto sul tubo, di averle provate adesso con un mega sconto, perché le ho pagate soltanto 2,30 euro, quindi buonissimo, buonissimo prezzo. Ho acquistato, e qui rientra in un prodotto che volevo comprare. Allora, nel mentre mi guardo intorno per vedere se arriva qualcuno, ma comunque, lo scrub per le labbra, perché mi sono comprata, come avete visto, il balsamo della Nuxe, fantastico, idratantissimo e va bene, però io mi sento le pellicine sulle labbra. So che fare lo scrub non ci vuole niente, zucchero e miele, però mi volevo comprare uno scrub labbra e ho trovato questo set composto da uno scrub labbra e un balsamo labbra al latte e miele. Angel Kiss Set, questo è la limited edition, è uscita a Natale, e questo l'ho comprato a 5,90 euro, quindi sia lo scrub che il balsamo labbra, anche se a me il balsamo labbra della Kiko non fa impazzire, però va bene, vedremo. Poi ho acquistato questo che ho provato ed è buonissimo. Allora, non ricordo la limited edition di questo, però va bene, la Nutrifusion Firmness Enhancing Face Serum. Allora,
È un siero viso potenziatore di tonicità, ricca concentrazione di elastina che aiuta a contrastare i segni del tempo e aumenta l'elasticità cutanea. La pelle è visibilmente più tonica, l'incarnato uniforme. Applicare dopo la detersione sul viso, collo e décolleté, clinicamente testato. Vi era la Nutrifusion e l'Energy Fusion. Nell'Energy c'era scritto del valore detossinante. Io ho voluto questo che è particolarmente nutriente, l'ho provata ieri sera dopo la detersione ed effettivamente proprio la pelle è molto molto più rimpolpata e tonica. Vedete? Si ha questo gelatina piena di bollicine, vedete? Rosa, carinissima e poi tra l'altro funziona, quindi va bene. Poi, e questo l'ho comprato a... Vediamo. Non c'è. Sì, a 7,90 euro. Poi ho preso tre smalti. Allora, ho preso questo nail lacquer numero 322, vedete? Questo marroncino nude mi piace molto. Questo, se non sbaglio, un euro, solo un euro. Poi della mia linea preferita, che è il Power Pro, a 2,40 euro. Ho preso questo verde fenomenale. I Power Pro è una linea fantastica, quindi sicuramente lo indosserò. E ho preso quest'altro, il Velvet Satin Nail Lacquer, al numero 688, il Power Pro è il numero 50, questo verde. Invece il Velvet Satin è il numero 688 e il Velvet Satin ad 1,40 euro. Siccome è troppo bianco, vedete? Allora, cosa ho fatto? Io ce l'ho indosso adesso. Ho messo, non so se riuscite a vedere con la luce, comunque avevo la mia base rinforzante, quella di Bottega Verde, le alghe rosse che ho comprato ultimamente. Ho messo questo e invece del top coat ho messo il gel effect della Pupa, che è un nude che non mi aveva tanto entusiasmato, ma così potenzia insomma la sua resa e quindi mi è piaciuto e va bene. Il prezzo di questo ve l'ho detto, sì. Il satin 1,40 euro. Ho preso, quindi arrivo in ritardo, ma meglio tardi che mai. E in più l'ho voluto provare proprio adesso, con questo sconto. Ho pagato 4,70 euro la celeberrima CC Cream, il cushion system, quindi stava al 70%, sì, non si poteva non comprare. Ho preso il Warm Beige 30, fondotinta perfezionatore di colore con SPF 25. Vedete, è una confezione bellissima, ora vi acceco. E andrà a sostituire nella mia pochette da trucco che ho sempre in borsa il Derma Blend compatto che ho finito. Quindi, vedete, c'è lo specchio, c'è la spugnetta e qua si apre e c'è il prodotto. Quindi intingo la spugnetta e vado ad applicarlo. Ne hanno parlato la maggior parte bene, quindi sono contenta di provarlo anch'io. Poi ha la protezione solare, quindi va benissimo, e a 4,70 euro va anche meglio. Il secondo prodotto che era necessario che acquistassi oltre lo scrub labbra è il gel mascara per fissare le sopracciglia. E scusate. Purtroppo, ragazze, mi è finita la memoria, quindi continuo spezzandolo e sarà necessario allora un minimo di editing per unire i due video. E speriamo che vi piaccia comunque, anzi, meglio, la resa sarà sicuramente migliore. Allora, l'Eye Brown Designer Gel Mascara, quindi il gel fissante per le sopracciglia, mi serviva perché sto finendo quello mio della Essence. E questo era scontato invece di 7,90 euro, 5 euro. Quindi, se vi piace, che è un prodotto tra l'altro fenomenale, già testato, andate a comprare. Poi ho preso questo blush Double Deco. Questo è il numero
01 Coral Gable e il blush l'ho preso a 4,40 euro della Limited Edition Miami Beach. Mi è piaciuto tantissimo perché è opaco, a parte la confezione rosa fenomenale, vedete, è opaco e ha questo pescato e rosato insieme, e mi è piaciuto molto. Tutti quegli altri in sconto erano satinati e non mi piaceva l'effetto, quindi un blush, anche questo possiamo dire, dai, che era abbastanza necessario. Poi il contorno occhi, anche questo mi serviva. Sto utilizzando io il contorno occhi di Bottega Verde, della linea con argireline, quella rosa, per la sera, e il contorno occhi rosa moscheta dei Provenzali il giorno. Li sto finendo entrambi. Di questo prodotto ne ho sentito parlare benissimo, della linea Rebel Romantic, che è l'Eye Potion Perfecting Eye Contouring, siero contorno occhi perfezionatore, effetto sculpting illuminanti, applicare dopo la detersione sul contorno occhi. E questo l'ho pagato 5,40 euro, sono 15 ml, quindi buono. Poi arriviamo al prodotto che ho preso doppio e non volevo, ed è il Rouge à Lèvres. Questi rossetti se ne è parlato benissimo, della linea Rebel Romantic. Questi li ho pagati 3,40 euro, e ho preso però entrambi il numero 03, non era mia intenzione, perché ve ne erano due in offerta, quindi ne volevo prendere due colori diversi, però ho preso entrambi 03 e vediamo se me li cambia. Comunque il rossetto è questo, vedete il packaging fantastico, ed è questo rosso, rosso bordeaux bellissimo. Se ne è parlato tanto per la confortevolezza e per la durata, quindi poi ha questa confezione d'alta profumeria con la calamita e mi è piaciuta tanto, quindi io vedrò di farmi cambiare il rossetto, porterò questo, e se me lo cambiano, ragazze, mi tengo due rossetti della linea Rebel Romantic, se no, come vi ho già detto, lo metterò in palio per il giveaway che è presente ancora e deve iniziare. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mettete un pollice in su, datemi dei suggerimenti, datemi indicazioni, io ascolto tutte e rispondo ovviamente a tutti, e vi ringrazio perché stiamo crescendo. Ora io stacco e ci vediamo al prossimo video, vi mando un mega bacio e me ne vado al lavoro. Ciao ragazze! Muah!